Stava giocando con l'altalena nell'oratorio parrocchiale di San Pelino, frazione di Avezzano, quando la struttura ha ceduto di schianto. Colpita in pieno sulla testa, le condizioni della bimba sono apparse subito disperate. Sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso, quindi la corsa verso l'ospedale di Avezzano. Tutto inutile. La piccola Alessia è morta dopo l'arrivo. La procura di Avezzano ha aperto un'inchiesta. Il primo ad intervenire è stato un infermiere che era seduto su una panchina vicino all'oratorio. Richiamato dalle urla degli altri bambini, si è precipitato nel giardino parrocchiale e ha dato l'allarme. Purtroppo ho assistito, ho cercato di rianimarla insieme all'infermiere che stava con i figli qua, ma c'è stato niente da fare, è morta subito la bambina. Altro che devi dire, nulla. Lei è stato uno dei primi ad intervenire? Eh sì. Insieme a un amico, abbiamo chiamato un medico del 118, anche amico nostro, ma non c'è stato niente da fare. Purtroppo questa è la realtà, non c'è altro da dire. Povera ragazza e povera famiglia più che altro. Lei conosceva la famiglia? Sì, l'ho vista di nascere, era amica, rispettosa, educata, era di comitiva, era di tutto. Un lavoratore, sia il padre che la madre. C'è un rispetto del paese e i paesani hanno un rispetto perché non ti hanno fatto mai sentire. Buonissima famiglia, nonostante straniera però era come se avessero nato in questo paese. Però non doveva succedere, peccato. Lei conosceva la bambina? Sì, l'ho vista di nascere, ma se andando a casa mia c'erano le caramelle. Però non doveva. Davvero una tragedia? Assolutamente, assolutamente. Vanno segnalate le cose, se si avverte un pericolo va segnalato a chi di dovere, in modo almeno che si possa controllare, ecco. Ci vogliono più controlli affinché non succedano queste cose che sinceramente sono cose terribili. Nessuno vorrebbe mai sentire queste notizie così, soprattutto a un bambino. È questo il problema, ci vuole più prevenzione. È stata una disgrazia per tutti, basta. Non una disgrazia, una catastrofe. Per la famiglia, per gli amici. Per tutti, per tutti. È una catastrofe anche per il paese, perché il paese è combatto con la famiglia.